Ascolta Among Us, oggi ti voglio veramente estremamente incazzato perché abbiamo una challenge veramente difficile da fare su Fortnite, ok? Scusate. E bella a tutti ragazzi e benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi siamo qui nuovamente con una challenge su Fortnite e peraltro è una sfida che io non ho mai fatto e portato sul mio canale, quindi è nuova anche per me. Ebbene sì ragazzi, dato che molti di voi mi avete detto di portare questa challenge, oggi sono qui per provarla e portarla qui sul canale insieme a voi. E siamo con la Swap Challenge, una challenge molto molto particolare e ora vi andrò a spiegare in cosa consiste. Prima però di spiegarvi in cosa consiste la challenge, ragazzi, volevo dire una cosa che ho notato del mio canale, è che la maggior parte delle persone che appunto visualizzano i miei video e i miei contenuti sono appunto persone che non sono iscritte al mio canale. Quindi mi raccomando ragazzi, se volete supportarmi vi basta semplicemente cliccare qui sotto iscriviti e potete anche attivare la campanellina così che ogni volta che carico un video vi arriva la benedetta notifica. Ma in cosa consiste la Swap Challenge? Ve lo spiego brevemente. Noi possiamo tranquillamente giocare la nostra partita nella maniera più normale possibile. Dobbiamo appunto andare in una nostra zona, lootare tutte le armi che vogliamo, tutte le cure che vogliamo e poi dobbiamo andare in cerca di giocatori. Ogni qualvolta che io andrò ad uccidere un giocatore dovrò necessariamente buttare per terra tutto il mio loot e prendere il loot dell'avversario che ho appena sconfitto. E dovrò fare così tutte le volte che andrò ad uccidere un giocatore. Quindi sarà molto complicato perché più che altro mettete caso che sono 2 contro 1. Ammazzo un player e ne arriva subito un altro, io al player che era appena arrivato non posso sparargli, non posso fare nulla, devo prima lootare le robe del tipo di prima e poi sparare il secondo giocatore, quindi è molto molto complesso. Quindi ragazzi, prima di iniziare con il video vi invito a lasciare subito tantissimi mi piace e mi raccomando fatemi sapere qui sotto nei commenti che altre sfide vorreste vedere qui sul mio canale. Vi ricordo inoltre che mi trovate in live sul mio canale Viola tutti i giorni dalle 16 e trovate qui sotto in descrizione il link per il mio canale dove appunto faccio le live e il mio profilo Instagram. Detto ciò ragazzi, ora non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito su Fortnite. Questa volta andiamo in un land, raga, veramente estremamente succoso, ok? Non è Pinnacoli, non è Crocevia, ma questo è uno dei miei land preferiti del capitolo. Per quanto riguarda quantomeno i tornei, che è quindi un posto molto particolare, pieno di tutto, in genere super contestato, ma in pubblica non credo, almeno speriamo non sia full contest. Quindi vediamo cosa ci aspetta. Ok, allora, non mi sembra di vedere nessuno, il che non mi rende felice questa cosa, però va bene lo stesso. Ok, lootiamo. Pompa viola, pompa viola, mio Dio! Ma, oh, che ci fai? Ma perché mi attaccano? Ma perché? Non ti ha toccato mica la sorellina, eh? No, ragazzi, cioè, questa cosa è ridicola. Cioè, i bot che mi attaccano. Guardia di finanza si chiama questo. Allora. Ma perché devo combattere con i bot, ragazzi? Ci ho sprecato tutti i miei materiali per colpa di sto... E basta, cioè. Mannaggia te, oh. Abbiamo un loot molto, molto buono, in realtà. Dovremmo farci anche il medikit. Sinceramente, ragazzi, non ho voglia. Cioè, poi, chi è che si farebbe il medikit solamente per così poca vita? Cioè, io personalmente no. Non è come sembra. Non è come sembra. Non dovete giudicarmi sempre. Raga, c'è un player. Per forza. Sono sicura che ho visto un player. Sniciamo. Infatti, vedete che c'è un player. Ho ragione io. Come ho fatto a scappare così tanto? Non ho materiali. Dobbiamo fare un fight veloce e pulito. Non dobbiamo perdere troppo tempo. Vabbè, non mi sembrava un fenomeno, quindi... Va bene. Allora, no, devo lasciare il pompagliolo. No, 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 ragazzi. No, 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 veramente. Io non commento. Cioè, io non commento. Io non commento. Io non commento. La tristezza. Allora. Player. Io ho paura di vedere questo player che armi avesse, ragazzi. Oh mio Dio, ti prego. Ti prego. No! Johnny Stecchino, vieni qua! Ok, scusatemi, è che sono un amante dei polli, ragazzi. Quando vedo un pollo purtroppo impazzisco. Cioè, non ci posso fare niente. Cioè, è così e basta. È impossibile. Momento della verità. Ok, mi è andata bene. In realtà aveva praticamente le stesse armi, con in aggiunta in realtà gli scildini e il medikit. Quindi in realtà mi è andata molto bene, raga. Mi è andata benissimo. Woo! Vai, Rocket League. Ah. Allora, perché sono tutte arrabbiate con me? Cioè, sono una brava ragazza. Che armi aveva? Che armi aveva? Ci stanno uscendo!
calma. Raga, ho preso le armi in tempo prima che arrivasse il tizio. Che armi aveva? Vediamo. Launchpad, medaglietta blu. Tanta roba. Tanta roba, raga. Ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Ci sta, Spider-Man, 6 pezzi di pizza. Che buona la pizza, frate. Warm. Allora, snicciamo. Attenzione. Nemici in vista. Nemico in vista. Oh my god. Oh my god. 360. Incredibile. Ci sono due nemici. Devo provare a farveli entrambi. Cioè, suona male. Avete ragione, però. Wow, è bella sta macchina. Veloce. Sono troppo forte. La pizza in realtà dovevo lasciarla, ok. Raga, sono troppo forte. Rimpiazziamo. Yoink. Ok. Lasciamo le armi. Madonna, che loot che avevo, raga. Non ci posso credere. Avevo, ma è andata bene, ma è andata bene. Porca troia. Tutto dorato. Allora, abbiamo dei nemici dietro. Ah, sparare in realtà non mi conviene in questo caso. Vi spiego anche il perché. Perché se io uccido lui... Ok, ragazzi, io sono Martina. Sono una cogliona, sono. Calma. Questo fight, ragazzi, sapete qual è il problema? Devo aspettare che uno di loro si uccida. Oh, ci provo, dai. Facciamo che attacco lo stesso, dai, non mi interessa. Servono le armi. Dammi le armi, dammi le armi. Calma. No! Non ci posso credere! Dai, cazzo! Vedete qual è la difficoltà? È quella la difficoltà, raga. Proprio il problema è quando... Cioè, l'avevo detto che questo fight non mi conveniva prenderlo. Non mi conveniva. Non mi conveniva. Non mi conveniva questo fight. Non era conveniente perché sapevo che sarebbe successa questa cosa. Lo sapevo. Ok, ragazzi, riproviamoci. Altro tentativo, visto che quello di prima purtroppo non è andato bene. Stava andando molto bene in realtà. Peccato che abbiamo avuto veramente sfortuna lì. Ma non fa niente, ok? Nuova partita. E questa proviamo a vincerla però, ok? Proviamoci. Ho sentito un player andare tipo verso di qua. Infatti. Madonna, ragazzi, sono troppo... Sapete cosa sono? Proprio una grandissima cogliona. Non vuole fightare il tizio. Ok, calma. Allora, lasciamo fuori un attimo. Buttiamo tutta la roba. Ok. Cosa aveva? Scillini, pompa. Ok, la pizza. Devo mangiare la pizza, raga, per forza. Quindi dobbiamo immancabilmente trovare dei colpi pompa e andare a fightare così, ragazzi. Solo con un pompa. Non c'è... Ok, calma, calma, calma. Calma. Buttiamo tutto. Buttiamo tutto. Ok, raga, abbiamo un loot veramente penoso, vi giuro. Di nuovo, nuovamente un po'... Anche lui aveva solo un pompa! Oh mio Dio! No, ragazzi, ci hanno snicciati. No, 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 no. Situazione gravissima. Siamo morti. Purtroppo non posso lootare. Devo provare a fare una cosa, raga.
Prendiamo le armi. Buttiamo il pompa. Oh mio Dio, ragazzi, non ci credo. Non mi sembra vero, non mi sembra vero, non mi sembra vero, non mi sembra vero, non mi sembra vero. Non mi sembra vero, raga. Mi sto per emozionare, aiuto. Attenzione! Attenzione! Ci ha dato il finimondo di loot. Abbiamo vinto un game stupido, perché veramente avevamo 4 kill, raga. Non facevo 4 kill tipo dalla season 1. Però va bene, va bene, cioè ci stava, ci stava, ci stava. Siamo usciti da una situazione veramente tragica. Dovevamo solamente un pompa con 9 colpi, senza niente. Cioè non avevamo niente, ragazzi. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. E devo dire che questa swap challenge, per essere stata comunque la mia prima volta, è andata abbastanza bene. È stata divertente, ma anche molto molto complicata. Però ci siamo comunque riusciti a portare quantomeno a casa una vittoria reale. Quindi solo per questo ragazzi, mi raccomando, spollicciata più non posso. E fatemi sapere qui sotto nei commenti se vorreste vedere altri tipi di challenge particolari su Fortnite, o magari la stessa swap challenge rifatta però in Arena Lega Campione. Potrebbe essere una valida challenge, molto molto difficile, ma potremmo quantomeno provarci. Quindi nel caso fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Detto ciò ragazzi, se non vi siete ancora iscritti al canale, fatelo adesso, mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanellina così che vi arrivi la notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. E adesso ragazzi, per questo episodio però è tutto, la vostra Croatomist vi saluta, ci becchiamo in un prossimo video. Bella a tutti ragazzi!